Grazie mille dell'invito, innanzitutto, poi di questa introduzione. Ringrazio il gruppo di lavoro di questo progetto meraviglioso, di cui io non faccio parte, non ho fatto parte, però complimenti ancora per il lavoro stupendo che è stato realizzato. Io riporto la discussione ad un piano un pochino più teorico e generale. A questo punto cercherò di leggere per rimanere nei tempi. Il dibattito intorno ai resti umani nei musei, avviato in origine in seguito alle rivendicazioni delle comunità di discendenza in Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, è ancora vivo oggi. Ma la percezione delle relative questioni etiche da parte del pubblico, ma anche da parte dei cosiddetti addetti ai lavori, curatori, archeologi, antropologi, è molto variabile ed è influenzata da vari fattori, fra cui ad esempio la modalità di acquisizione dei resti, cioè se derivano da scavo, acquisto, dono, saccheggio, la loro provenienza, se nazionale o internazionale, e poi appunto l'eventuale legame di discendenza culturale o biologica con gli individui ai quali i resti appartengono, ma anche la tipologia dei resti stessi, quindi scheletri completi, corpi imbalsamati oppure ossa, denti o ceneri. Il fatto che possano essere o meno attribuiti con certezza a personaggi noti, o la loro maggiore o minore distanza da noi nel tempo. In modo simile alle collezioni etnografiche, mi viene da dire, le collezioni egittologiche, fuori dall'Egitto, custodiscono oggetti e resti che fanno parte del patrimonio culturale di una società diversa da quella che li ospita. Inoltre, la maggior parte di queste collezioni si sono formate in epoca coloniale, quando l'Egitto era occupato e controllato da potenze europee. Infine, non si è ancora del tutto compresa la portata dell'enorme dispersione a livello mondiale degli oggetti e dei resti umani egiziani. Questo è uno schema soltanto che diciamo, per rendere in maniera grafica la distribuzione di reperti e resti di uno solo degli egittologi attivi in Egitto fra il XIX e il XX secolo, Sir William Matthew Flinders Petrie. Un recente progetto di Alice Stevenson ha calcolato che, cito, i reperti dai soli scavi inglesi in Egitto furono distribuiti a più di 325 istituzioni in 24 paesi diversi in 5 continenti. A complicare ancora di più il quadro contribuisce anche la percezione stessa delle mummie egiziane, che ha oscillato e ancora oscilla fra quella di resti umani e quella di oggetti, come ben sintetizzato da Angela Stien in questo suo recente libro. Dal Medioevo e fino al XIX secolo, per la confusione fra le sostanze resinose impiegate nella mummificazione e il bitume naturale, le mummie umane egiziane sono state frantumate e polverizzate per produrre una sostanza ritenuta un potente medicinale, un toccasana per numerose condizioni, che già negli scritti degli studiosi arabi dall'VIII secolo in poi vanno dalle ulcere all'emicrania, dalle ossa fratturate alle convulsioni nervose. Questo ha reso presto le mummie una preziosa merce di scambio e già nel XV secolo è documentata la produzione di false mummie prodotte a partire da cadaveri recenti per soddisfare il mercato europeo. Inoltre, fino all'inizio del XX secolo, la polvere di mummie è stata impiegata anche in pittura per produrre il cosiddetto colore marrone mummia. In un ritaglio di giornale del 1904, che vedete qui, ci si lamenta della difficoltà di approvvigionamento di mummie egiziane da polverizzare per produrre questa ricercata sfumatura di colore. Dalla metà del XVI secolo, poi, i resti umani mummificati hanno iniziato ad essere apprezzati anche come manufatti da collezionare. E con l'avvio del turismo d'élite in Egitto, procurarsi una mummia come souvenir del viaggio è diventato un imperativo irrinunciabile. Qui un'immagine tratta dal celebre libro di viaggio Mille miglia lungo il Nilo di Amelia Edwards con la didascalia Digging for Mummies e la celebre foto a destra di un venditore di mummie per le strade del Cairo
intorno agli anni 70 dell'Ottocento. Durante tutto l'Ottocento gli sbendaggi pubblici di mummie svolti in maniera più o meno scientifica e di fronte ad una platea più o meno ampia, ma molto spesso pagante, diventarono veri e propri eventi e spettacoli mondani. Contemporaneamente, per tutto l'Ottocento, vediamo il fiorire di romanzi dedicati a mummie riportate in vita da archeologi, egittologi o curatori museali. Qui solo una selezione delle opere principali. Una sorta di ossessione questa per le mummie che passerà poi dalla letteratura al cinema e continuerà fino ad oggi. Ovviamente fin dalla nascita dei musei troviamo mummie o parti di mummie esposte negli allestimenti. Qui a destra, per esempio, la sala egiziana del British Museum intorno al 1847 con file di mummie in quasi tutte le vetrine. E qui invece il famoso celebre quadro di Lorenzo Delleani che mostra nel 1871 le sale del Museo Egizio di Torino, all'interno delle quali possiamo vedere appunto l'esposizione di una mummia e di una testa di mummia. 10 anni dopo abbiamo un altro quadro dello stesso pittore che mostra una nuova sala e un nuovo allestimento del Museo Egizio, perché ci si era spostati dal secondo piano al primo piano dell'edificio, nel quale si notano di nuovo 2 mummie e 2 teste di mummia. E questa era la tipologia di allestimento tipica dell'epoca. Tutte le guide turistiche di questi anni citano la presenza di mummie nel museo torinese. È interessante notare che citano la presenza di mummie senza mai spiegare il termine mummia, che era quindi di dominio pubblico, come si può dire. E una in particolare, quella di Domenico Cena del 1892, attribuisce proprio alle mummie il valore principale di questa collezione. La fotografia ci mostra qui l'interno del museo in quegli anni, perché è una fotografia scattata da Flinders Petrie nel 1893, quindi un anno dopo la pubblicazione di queste guide. Quando poi alla collezione antiquaria si aggiungerà, a partire dal 1903, anche quella archeologica, derivanti da scavi condotti in Egitto dalla missione italiana, gli allestimenti museali vedranno nuove mummie, nuovi resti umani affiancarsi all'esposizione dei reperti. Nella foto a destra, ad esempio, copia di una fotografia Linari degli anni 20, vediamo scaffali pieni di crani accanto agli oggetti provenienti dalle tombe del sito di Assiut. L'allestimento mostrato in questa fotografia è anche ben descritto in un articolo della stampa del 17 ottobre 1924, il giorno della visita del re a Torino e al Museo Egizio. L'attenzione del giornalista è catturata proprio da, e cito, una collezione etnografica di 350 scheletri, tra cui un centinaio di crani, contenuti in cassette e accuratamente catalogati. Si cita anche la presenza di mummie con occhi dipinti sulle bende che fasciano la testa. È interessante questo. Questi scheletri e crani in cassette, insieme ad altri resti e mummie, saranno poi spostati nel neonato Museo di Antropologia e di Etnografia. In un articolo della stampa del giorno successivo, invece, troviamo la cronaca della visita del re, con un'ulteriore descrizione dell'allestimento del museo e delle mummie, sulle quali si sofferma l'attenzione del re. E curiosamente qui anche una sorta di reazione empatica da parte del giornalista, quando scrive che le mummie, cito, avrebbero voluto rimanere per sempre nell'ombra del sepolcro. E anche un capovolgimento di prospettiva con le mummie che osservano i visitatori. E, cito, assistono dalle loro vetrine di cristallo alla lunga sfilata di abiti neri e di lucenti divise. Dopo secoli di esposizione ad immagini e allestimenti di mummie egiziane e all'influenza di numerose opere letterarie e cinematografiche, le mummie sono ormai parte del nostro immaginario collettivo e perfino della nostra tradizione museale. Ci aspettiamo di vedere delle mummie nelle collezioni egittologiche, e siamo quasi delusi se non le troviamo. Un esempio per tutti è questo del 2008, quando il Museo di Manchester decise di coprire i resti umani mummificati che erano sbendati, e ci fu la rabbia del pubblico, immediatamente scoppiò, e il museo
fu costretto a tornare sulla propria decisione e a rendere i corpi nuovamente visibili. Nella nuova definizione del museo di ICOM si legge chiaramente che i musei devono essere al servizio della società, che devono operare e comunicare in modo etico e con la partecipazione delle comunità. Ora, il problema però è capire bene, definire bene queste comunità. Quali dovrebbero essere, per esempio, le comunità di riferimento del Museo Egizio? La collezione del Museo Egizio di Torino conserva i resti di 104 individui. Tutti sono a Torino da almeno 100 anni, alcuni da 200 anni. Fra settembre e l'ottobre del 2019, il Museo Egizio ha deciso di commissionare un sondaggio per investigare l'opinione dei propri pubblici riguardo al tema dell'esposizione dei resti umani in un contesto museale. Questa indagine ha avuto anche l'obiettivo di sondare l'opinione del pubblico riguardo alla realizzazione di una nuova sala permanente. L'indagine si è concentrata su due tipologie di campioni. Il pubblico del museo, 405 persone, che è stato intervistato nella fase conclusiva della visita, e il pubblico potenziale, cosiddetto i visitatori potenziali, 1963 persone, che sono state invece consultate con interviste telefoniche e anche attraverso i canali social del museo, quindi online. Alla domanda sulla percezione delle mummie, solamente il 41,6% dei visitatori effettivi del museo riteneva che queste fossero prima di tutto dei resti umani. Curiosamente un numero maggiore di visitatori potenziali invece, cioè quelli che non erano all'interno del museo ma che sono stati contattati telefonicamente, hanno risposto invece che consideravano le mummie come resti umani. Il fatto che la mummia sia il prodotto finale di una sorta di lavorazione eseguita su un corpo ha portato a rendere la stessa anche nella percezione dei partecipanti, per esempio a due focus group, quindi per un'indagine, un sondaggio qualitativo, più assimilabile a un oggetto piuttosto che a un corpo. Alla domanda su cosa si dovrebbe fare con i resti umani, l'85% dei visitatori credeva che dovessero essere esposti nei musei, mentre solamente l'8,5% che dovessero essere conservati con cura nei magazzini e utilizzati solamente a fini di ricerca scientifica. Il pubblico potenziale presentava una tendenza simile, sebbene con percentuali più basse in favore dell'esposizione e più alte contrarie all'esposizione. Anche questo dato è interessante. Qui invece vedete le risposte relative a come le mummie erano esposte al momento nelle sale della collezione permanente del Museo Egizio. Qui vedete le persone intervistate durante la visita e quindi forse anche con l'imbarazzo di dover rispondere a una domanda del tipo come ha trovato l'allestimento dei resti umani in questo museo? E quindi chiaramente sbilanciato verso l'esposizione attuale è assolutamente adeguata. È molto interessante però notare le percentuali non trascurabili delle persone che ritenevano che dovessero invece essere esposte in una sala separata in modo da poter decidere o no di vederle e che fosse necessario conferire all'allestimento maggiore sacralità. Opposta la tendenza invece nel pubblico contattato fuori dal museo. L'opinione dei visitatori potenziali, in questo caso la maggioranza, avrebbe voluto assolutamente un allestimento che approfondisse aspetti della vita delle persone i cui resti mummificati erano esposti e l'esposizione dei resti umani in una sala separata dalla collezione permanente. Questi sono invece i temi generali e quelli specifici che i visitatori avrebbero voluto trovare affrontati in un nuovo allestimento dedicato unicamente ai resti umani, in ordine decrescente di interesse, quindi ai primi posti i temi più interessanti per il pubblico. E come potete notare, i problemi etici e i nomi degli individui i cui resti sono esposti si trovano all'ultimo posto, quindi non fra le priorità dei visitatori, nel 2019. Nel giugno del 2021 abbiamo inaugurato il nuovo allestimento, quindi successivamente a questo sondaggio. Lo abbiamo realizzato in due sale separate dal resto del percorso, puntando sulla ricostruzione delle vite degli individui esposti, così come avevamo recepito dal sondaggio. Abbiamo inserito un pannello introduttivo all'ingresso in cui
abbiamo deciso di dar conto del numero dei resti umani di una collezione, della loro acquisizione, ma anche dell'attuale dibattito internazionale sull'esposizione dei resti umani nei musei e dei risultati del sondaggio realizzato nel 2019, dando inoltre la possibilità di partecipare a un nuovo sondaggio attraverso l'inquadramento di un QR code che è tuttora in corso. Queste sono alcune delle immagini. Nella prima sala vedete il magazzino, allo stesso tempo un magazzino accuratamente progettato per conservare in modo ottimale i resti umani e che è anche uno spazio espositivo nel quale i resti di 6 individui sono mostrati e le loro vite sono ricostruite. Vabbè, queste le faccio scorrere e le considero un invito a tutti per venire a vederle direttamente in museo. Questa è la sala superiore nella quale abbiamo deciso di affrontare problemi di tipo religioso, cioè sulle credenze religiose degli antichi egiziani. Poi, come ho detto, i visitatori possono, attraverso il QR code, partecipare al nuovo sondaggio riguardo alle stesse tematiche del sondaggio del 2019 e in più con domande riferite al nuovo allestimento. Quindi ci interessa ovviamente capire l'idea del pubblico rispetto al nuovo allestimento. A differenza del 2019, per adesso, la maggioranza dei partecipanti è rappresentata da donne provenienti da tutta Italia, eccetto il Piemonte, solo una piccola percentuale da altri paesi. La fascia di età più rappresentata invece è assolutamente sovrapponibile a quella del 2019, fra 18 e 44 anni. Alla domanda sulla percezione delle mummie, un buon 61% le ritiene resti umani, ma una parte non trascurabile del campione è orientata verso altre definizioni. Oggetti d'arte, 12,8%, oggetti di culto, 8,2%, manufatti religiosi, 8%. Quindi un non trascurabile totale di 141 persone su 485 risposte. Riguardo a cosa si dovrebbe fare con i resti umani delle nostre collezioni, abbiamo ancora la maggioranza degli intervistati a favore dell'esposizione. Ma bisogna notare anche, in questo caso, un buon 17% che è contrario all'esposizione dei resti umani nel museo in un modo o nell'altro. Quindi a favore del fatto che vengano rimpatriati oppure che vengano sepolti, cremati, eccetera, o rispetto con il rispetto del rituale originario. Oppure conservati nei magazzini, studiati ma non esposti. Abbastanza rassicuranti sono le risposte relative al nuovo allestimento inaugurato nel giugno del 21, giudicato dalla maggior parte delle persone educativo o coinvolgente. Nonostante ciò, non possiamo di nuovo non considerare il circa 13% dei visitatori, 60 intervistati su 466, che hanno giudicato decisamente in modo negativo le nuove sale. Qui abbiamo chiesto al pubblico di esprimere un'opinione riguardo al motivo per cui le persone sono attratte dai resti umani mummificati e, curiosamente, la morbosità supera, secondo il pubblico, l'interesse scientifico. Abbiamo chiesto al pubblico un'opinione sulla... avete capito, no? La domanda sugli altri rappresentanti del pubblico, diciamo. E infine, l'elemento più interessante dal mio punto di vista, che è il confronto fra i due sondaggi riguardo ai temi generali che il pubblico vorrebbe che fossero presentati in un allestimento interamente dedicato ai resti umani. Di nuovo in ordine decrescente per interesse. E in questo caso è molto interessante notare che le vite delle persone i cui resti sono esposti e il rapporto dei vivi con i propri defunti si sono spostati dal sesto e settimo posto del 2019 al secondo e terzo dell'attuale sondaggio, mentre i motivi della mummificazione, l'evoluzione delle tecniche, la provenienza delle mummie, l'evoluzione delle tombe, tutti argomenti che sono cari ovviamente agli egittologi, ai curatori dei musei, evidentemente meno cari, almeno in questa percentuale, al pubblico, sono decisamente scesi nella scala di interesse. I problemi etici legati all'esposizione dei resti umani rimangono fissi all'ultimo posto tra gli interessi del pubblico.
che cosa si può pensare, insomma, da questi risultati? Che il nuovo allestimento, incentrato sulle vite degli individui, stia in qualche misura riorientando gli interessi dei visitatori e che quindi gli allestimenti museali abbiano un qualche tipo di impatto sulla percezione del pubblico. Questa è la visione più ottimistica, diciamo. Allo stesso tempo, però, il confronto mostra anche quanto sia importante e quanto lavoro ci sia ancora da fare per sensibilizzare il pubblico rispetto ad altre questioni, rispetto, per esempio, al dibattito sulle problematiche etiche legate all'esposizione dei resti umani. Rispetto ai temi specifici che i visitatori vorrebbero fossero approfonditi riguardo alle vite degli individui, l'ordine è pressoché lo stesso, tranne forse un maggiore interesse per le cause della morte e i traumi e le malattie. Quello che è curioso per gli egittologi è che ci sia pochissimo interesse per i nomi di questi individui, un elemento che era considerato estremamente importante nell'Antico Egitto, e che i curatori tendono, gli egittologi, sempre ad inserire negli allestimenti per garantire la conservazione della memoria di queste persone, così come loro avrebbero voluto. Forse anche qui c'è un aspetto sul quale il pubblico andrebbe sensibilizzato, probabilmente non è a conoscenza, per esempio, dell'importanza del nome per gli antichi egiziani, oppure più semplicemente una diversa scala di valori proprio della nostra società, cioè interesse minore. Obiettivamente possibile per i nomi delle persone piuttosto che per il racconto della loro vita quotidiana, delle patologie che hanno di cui hanno sofferto e così via. Qui alcuni punti per concludere che vorrei sottolineare. Quindi penso che tutti questi dati evidenzino l'importanza di trattare i resti umani all'interno dello spazio museale, quindi sia in esposizione che nei magazzini, ovviamente, con cura e rispetto. Dopodiché, quali azioni possano essere considerate rispettose è di nuovo oggetto di discussione, perché rispettose in base a quale sistema di valori, e poi del presente o del passato. L'importanza di ricostruire e raccontare come i resti umani sono entrati a far parte della collezione museale, anche per un motivo di trasparenza delle nostre collezioni e di trasparenza sulla storia delle nostre collezioni, quindi come si sono formate, da dove provengono questi resti umani, in che modo sono stati acquisiti. Si va in questa direzione anche in altri paesi europei, soprattutto nel mondo anglosassone, in cui molti siti museali, siti online di musei, hanno già reso disponibili queste liste complete con l'inventario completo di tutti i resti umani e poi un'indicazione sulla provenienza quando si conosce. L'importanza infine, no, scusate, esporre equivale ovviamente a rappresentare, quindi da qui deriva l'importanza di rappresentare i resti umani in modo rispettoso e senza ripetere o generare stereotipi, pregiudizi o concezioni errate e superate, ne abbiamo parlato anche all'inizio. L'importanza infine di sensibilizzare i pubblici museali rispetto all'attuale dibattito sulle considerazioni etiche relative all'esposizione dei resti umani. Grazie per la vostra attenzione.